Grazie Attilio, hai fatto il possibile, ci siamo usciti proprio sul filo del rasoio. Allora, iniziamo questa diretta. Intanto buongiorno a tutti, siamo al penultimo appuntamento delle nostre serate Onebu dedicate all'archeologia. Abbiamo come ospiti l'archeologo Franco Campus, che ci sta parlando in questo momento da Torralba, ci parlerà del nuraghe Santo Antine, e con lui, visto che ha anche il compito di amministrare Itireddu in quanto è sindaco, avremo anche l'opportunità di parlare dei rapporti che ci sono appunto fra la pubblica amministrazione, i privati e la soprintendenza, degli argomenti che riguardano appunto i siti archeologici, che sono sempre su diversi piani di osservazione. Dal punto di vista di ognuno di noi cambia la dinamica, cambia la prospettiva, e oggi averti qua in doppia veste sicuramente sarà piacevole da ascoltare. E poi abbiamo Attilio Mastino, il professor Attilio Mastino, professore di storia romana, già magnifico rettore dell'Università di Sassari, nonché prolifico scrittore, ha scritto tantissimo su tanti argomenti. Grave difetto. È un grave difetto, ecco. Tu sei anche presidente della Scuola Italiana di Archeologia di Cartagine. Quindi incarichi, insomma, prestigiosi. Oggi sarà un piacere ascoltarti in questa rassegna che è dedicata appunto a tutti quelli che a seguito del Covid non hanno potuto partecipare alle nostre serate in associazione, perché l'associazione è chiusa fino al nuovo decreto. Diciamo del governo, e quindi siamo costretti a andare via etere con internet, grazie a questa possibilità, per farci ascoltare, insomma, da tutti gli appassionati. Allora, questa serata iniziamo con l'archeologo Franco Campus. Franco, ti chiederei una descrizione. Insomma, tu vivi a Torralba, quindi vicino al nuraghe Santo Antine, sei nel tuo territorio, vicino anche a Itireddu, vicino a tantissimi monumenti della civiltà nuragica. Ti chiederei di introdurre l'argomento della civiltà nuragica attraverso appunto il nuraghe Santo Antine, questo spettacolare edificio che si trova appunto a Torralba. Ok, chiaramente come potete immaginare, il nuraghe Sant'Antine a parole è difficilmente descrivibile, no? Uno può raccontarlo, però è necessario in qualche modo visitarlo per poter realmente apprezzare questa straordinaria architettura. Io ho avuto la fortuna e il privilegio di lavorarci per anni, tra il 2003 e il 2009, nell'ambito di alcune campagne di restauro conservativo che hanno anche portato però ad fare delle indagini stratigrafiche all'interno del monumento e che hanno dunque anche consentito di recuperare molti importanti dati nella ricostruzione di quelle che sono le fasi di costruttive ma e di frequentazione del monumento. Ti abbiamo perso per un momento, Franco. Ora ci sono. Ora ci sei, vai. Sì. Dicevo che recentemente è stata pubblicata dall'ITPL Lisso una guida che sostituisce la vecchia guida di Delfino, dove ci sono anche le ultime, diciamo così, scoperte effettuate all'interno del nuraghe. Nuraghe lo sappiamo, è noto in letteratura dal 1800, anzi addirittura c'è un'immagine del Ceti della seconda metà del 700 con un'illustrazione, la prima di un nuraghe, che in qualche modo rappresenta, illustra il monumento. Dunque, diciamo che il luogo anche di ubicazione della struttura dell'edificio non è casuale perché si trova in un punto
di transito, il professor Mastino lo sa che a pochi passi dal Sant'Antina sono stati trovati anche degli importanti miliari, perché a breve distanza passava la strada che collegava Cagliari a Porto Torres, e lì c'era appunto la deviazione verso Olbia. E di questo credo che fossero consapevoli anche i nuragici, si avevano scelto una piana alluvionale nel costruire il nuraghe. Infatti la cosa eccezionale l'avevano già messa in luce chi aveva indagato il monumento prima di me negli anni 80, e che al di sotto del livello di fondazione, al di sotto del livello che noi oggi calpestiamo, ci sono delle fondazioni poderose. La cosa che sono riuscito a mettere in evidenza io è che in queste fondazioni i nuragici avevano praticato addirittura delle aperture e buccature che consentivano in qualche modo, siccome la falda dell'acqua si sollevava, di riempire i pozzi. Prima ne conoscevamo uno, dopo le ultime indagini ne abbiamo scoperto altri due, che sono in tre punti strategici del monumento, e dunque la falda riempiva i pozzi, e poi l'acqua in eccesso ovviamente defluiva dal trilobato secondo il sistema del troppo pieno. Dunque questo ci dà la misura della grande perizia, non solo costruttiva in elevato, ma della grande intelligenza e perizia da parte dei nuragici, e dunque veramente un'ingegneria idraulica molto molto all'avanguardia, se vogliamo utilizzare questo termine. E dunque questa è stata una delle scoperte principali. La seconda, strettamente connessa a questa, è che nella Torre Nord è venuto fuori un pozzo, una cisterna, vale a dire una tholos sotterranea per l'appunto, profonda circa 5,40 m. Il Contu l'aveva in qualche modo intravista, ma mai scavata, che è stata messa in luce nel 2005, e sul fondo di questa sorta di pozzo cisterna rinvenni un vaso rituale messo sul fondo, esattamente adagiato sul fondo, nel momento in cui all'interno di questo pozzo cisterna non poté entrare più nessuno, perché crearono un'imboccatura eccessivamente stretta da impedire l'accesso a chiunque. Quello era molto probabilmente un pozzo utilizzato nella vita quotidiana per l'approvvigionamento idrico, come un altro che ne ho scavato all'interno della torre centrale, e che successivamente l'ambiente, dunque la Torre Nord, viene in qualche modo sacralizzata con la chiusura, con un'imboccatura strettissima, e prima di chiuderlo con il posizionamento di questo vaso rituale della fine dell'età del bronzo. Questa, diciamo così, moda, tra virgolette, di sacralizzare degli spazi all'interno di un nuraghe, e dunque di destinare uno spazio specifico o tutto il nuraghe, come avviene a Nurdole, per motivi sacri, è una pratica abbastanza comune. Per citare un posto vicino, anche al nuraghe Funtana di Tireddu, c'è un bancone nel cortile dove ci sono proprio una pietra che sicuramente è stata utilizzata per configgergli delle spade votive, il che significa che anche quello è uno dei nuraghi trasformati in santuario, come altri che ne conosciamo. Dunque, o uno spazio specifico oppure l'intero monumento. Dunque, io nel momento in cui uno fa una rilettura complessiva di quello che è stato detto dall'Ottocento fino ad anni recenti, a me vengono sempre in mente le formidabili intuizioni di Taramelli. L'anno scorso c'è stato un convegno, è uscita anche una pubblicazione su Antonio Taramelli. E per quanto concerne il nuraghe Sant'Antino, a me piace citarlo perché è stato l'ultimo nuraghe che lui ha indagato tra il 35 e il 36, e l'ultima pubblicazione che lui ha effettuato nel 1939, I monumenti antichi dei Lincei. Quell'articolo lì in qualche modo rappresenta una sorta di sintesi del suo pensiero, sia per quanto riguarda quella che era la sua concezione del nuraghe in sé, dunque del sistema insediamentale, della collocazione dei monumenti in funzione di un nuraghe più importante, intuizioni a cui siamo arrivati poi
passando per l'Iliu, per Conto, per tutti coloro che si sono occupati di civiltà nuragica, qui siamo arrivati in anni recenti a perfezionare anche questi aspetti dell'indagine territoriale e di comprendere la reale funzione nell'ambito di quello che è il suo contesto territoriale. Ma soprattutto l'intuizione più importante, secondo me, da parte del Taramelli rispetto al Nuraghe Santantine fu quella di una frase che lui dice affermando che altro che tardi allievi di Micene. Cioè, noi abbiamo impiegato circa 80 anni per capire che aveva ragione, insomma, che i nuragici non erano tardi allievi di Micene, cioè che l'architettura nuragica ha chiaramente una sua genesi, un suo sviluppo che è figlia del megalitismo del periodo precedente, che ha una sua esplosione, diremmo così, con la costruzione di questi edifici straordinari, come per l'appunto il Nuraghe Santantine, e che ha una sua autonomia costruttiva, no? Soprattutto che l'architettura dei nuraghi non ha nulla che invidiare con altre architetture del Mediterraneo orientale, per intenderci, per la grandezza, per la maestosità, per gli elementi, diremmo così, costruttivi veramente originali, Per la ecco. complessità anche della costruzione, Esatto. perché in Sardegna ricordiamo che non si tratta solo di costruire un edificio, ma di sovrapporre delle torri, che è un fatto unico nel panorama, insomma. Il concetto della scala e così via, insomma, la scala è veramente un azzardo sotto il profilo architettonico. Ed ecco che il Nuraghe Santantine, in questo senso, io l'ho scritto, costituisce la sintesi e l'apogeo di questa architettura, cioè proprio c'ha tutti gli elementi che hanno altri nuraghi, per quanto i nuraghi siano pochi tipi e poi le variabili siano tantissime, perché noi normalmente siamo abituati a catalogarli come monotorre, tradizione frontale e così via. In realtà il discorso è molto più complesso, no? Cioè chi stabilisce in qualche modo le caratteristiche del nuraghe è il tipo lapideo e la collocazione. Dunque è chiaro che nell'ambito di quelle che sono forme che noi riconosciamo, forme diciamo così geometriche che potremmo riconoscere, però esistono tantissime variabili, nuraghi con due scale, nuraghi con mezzanino, senza mezzanino, con due torri, tre torri, quattro torri, disposte in maniera talvolta molto lineare, talvolta molto complessa. E dunque, insomma, per il Nuraghe Santantine in questo costituisce una sorta di equilibrio. Basti pensare che gli studi recenti hanno dimostrato che i blocchi dei diversi filari sono in bolla. Che dunque i blocchi del filare di questa parte del monumento rispetto alla parte opposta sono in bolla, sono alla stessa altezza. Dunque, questo fa presupporre la presenza di una metrologia, insomma, per quanto empirica, che i lati del nuraghe sono equilateri. Io stesso, ad esempio, nel cortile, anche questa è una delle tante novità che tra poco pubblicherò un grosso volume scientifico con i risultati dal 2004 al 2009, al centro del cortile venne scavata una grande fossa. Io ritengo che stessero scavando in un altro punto il pozzo. Però sul fondo di questa grande fossa che si approfondisce rispetto al piano che oggi voi percorrete, che noi percorriamo, si approfondisce di circa 2 metri, ho trovato un enorme focolare e poi delle ossa di cervo, quasi che ci fosse stato un rituale di fondazione con delle ceramiche antichissime. Stiamo parlando di ben oltre il XV secolo. E siccome la concezione unitaria, un altro aspetto fondamentale dell'intuizione del Taramelli, fu che il Taramelli disse che quello era un progetto unitario, cioè non, per arrivare a in qualche modo a confermare che il Nuraghe Santantine è frutto di una progettualità, e cioè che non è stata costruita prima la torre centrale, poi aggiunto il resto del corpo trilobato. Abbiamo atteso molti, molti, molti anni, insomma, abbiamo avuto necessità. Questo nuraghe è stato ideato, è stato pensato già monumentale, grandissimo. Pensato così come uno lo vede, ecco. Pensato così come uno oggi lo vede. E questa è una delle intuizioni del Taramelli.
Taramelli lo dice questo, non lo scrive per primo Franco Campus, oppure rispetto ai lavori che sono stati fatti alla Rubio d'Orrolio o anche in altri monumenti, quando ormai abbiamo capito che molti dei monumenti complessi sono frutto di una, alcuni no, ma molti sì, sono frutto di una progettualità unitaria che peraltro avviene nell'arco, in un arco cronologico molto molto circoscritto, anche questo noi abbiamo ormai appurato. Determinato, sì. E dunque questo credo che sia importante anche per capire quello che è stato lo sforzo sotto il profilo economico e da parte delle comunità nuragiche nel costruire e nell'edificare in maniera quasi spasmodica queste centinaia di torri in un breve arco cronologico. Alcune semplici, certamente, ma la nostra semplicità, poi sfido chiunque a mettersi lì a costruire un nuraghe monotorre oggi. Cioè un nuraghe monotorre, non un nuraghe come il Sant'Antin, ma un nuraghe monotorre oggi, e dunque voglio dire, figuriamoci costruire una struttura così articolata, così complessa. Io quando portai il professor D'Agostino, che era un grande architetto, che è stato tra coloro che hanno fatto il progetto del restauro del Partenone molti anni fa, che è entrato quasi con timore, nonostante fosse un luminare nell'ambito del suo campo di studi, quando ha percorso la scala del Nuraghe Sant'Antin, mi ha guardato e mi disse: probabilmente noi ancora non abbiamo capito granché, ma non lo diceva dei nuraghi. Probabilmente dice tutto il film che io mi sono fatto sulle conoscenze e così via, vedendo questo azzardo di questa scala elicoidale, cioè alla fin fine dice, è rimasto particolarmente confuso da questa cosa. Quando poi gli ho raccontato che ci sono nuraghi che di scale ne hanno due che non si incontrano, ovviamente a quel punto, insomma, è rimasto, credo, estasiato. Non racconto che cosa ha pensato quando ha visto queste lunghe gallerie, diciamo così, con queste coperture ad ogiva eccezionali, che non si possono raccontare. Non si possono raccontare, Vediamo bisogna a andarlo a vedere. vedere. Sentiamo Attilio, vuoi aggiungere qualcosa a questa bellissima descrizione approfondita di Franco? No, Franco, una meraviglia, ci ha portato proprio dentro il nuraghe Sant'Antina, che oltretutto già questi ricordi bizantini, se ricorda l'imperatore amato a Costantinopoli, il fondatore di Costantinopoli, Costantino. No, e Franco ci ha fatto vedere delle cose concrete, ma che però erano già visibili per gli antichi, nel senso che l'età nuragica, diciamo, si conclude nell'età del ferro, comunque attorno al IX-VIII secolo avanti Cristo, ma i nuraghi rimangono. Per cui i greci, i puni, i fenici, i cartaginesi, i romani vedono la Sardegna, diciamo, intervallata da queste torri a cupola, e le interpretano, visto che i sardi sembravano troppo barbari per poter essere capaci di costruire degli edifici così straordinari, li attribuiscono a degli eroi greci, dunque a Iolao, oppure a Dedalo, arrivato in volo da Creta, dal labirinto, con il figlio Dedalo, sceso in Sicilia a Cocalos, e poi arrivato di nuovo in Sardegna, e qui avrebbe costruito queste toloi all'arcaico modo greco. Stiamo parlando di cose che sono già presenti in parte nell'Odissea, il riso sardonico, 8 secolo avanti Cristo, già presenti in Esiodo, diciamo nell'8-7 secolo avanti Cristo. Dunque stiamo molto indietro nel tempo, quando i greci già probabilmente sapevano che la forma cartografica dell'isola era un piede, un sandalo, o con l'asinara che costituisce l'alluce dell'isola. Dunque la Sardegna, collocata probabilmente molto a occidente, nell'area della notte, laddove il sole tramonta e dove la notte si incontra con l'alba, e quindi un'isola d'occidente che ha a sua volta un punto dove la terra finisce e il mare comincia, che è la parte occidentale dell'isola, laddove risiedono le ninfe.
il porto delle ninfe, stiamo parlando di mitologia. Voglio ricordare una frase di Bernardini che dice che la mitologia non è niente rispetto a quello che dicono gli archeologi, ma in realtà la mitologia è un racconto dell'inizio dei tempi e insieme ideologia e trasfigurazione del presente. Quindi i greci che parlano della loro epoca, parlano delle cose che hanno visto, delle meduse che hanno osservato tra la Corsica e la Sardegna, delle foche che hanno osservato dei mostri marini, montoni di mare che hanno osservato tra Sardegna e Corsica, in quest'area pericolosa per la navigazione. Il punto più occidentale della Sardegna, secondo gli antichi, è l'Hermaion Acron, il promontorio di Mercurio. E Mercurio era lo sposo, Hermes, era lo sposo di Erizia, la dea che risiedeva a Gades, sull'Atlantico, oltre le colonne, alla foce del Guadalquivir, e che ha generato Norace, il costruttore di Nora, fondatore secondo il mito di Nora. Naturalmente non è vero che Norace sia esistito, non è vero che Norace abbia fondato Nora, ma il suo nome, cioè il nome del Nurag, è stato riferito a un dio greco che avrebbe fondato Nora, avrebbe dato il nome al popolo dei Nurritoni della Barbagia, alla Nurra e alla Nure Nura della Sardegna occidentale. E nella Sardegna occidentale c'è l'Asinara, che è considerata l'isola di Eracle, che è considerata l'area più occidentale della Sardegna. Tutto questo ruota intorno a un mito antichissimo, poco conosciuto tra gli studiosi, che è quello di Forco, trasformato dopo essere stato sconfitto da Atlante in una battaglia navale, trasformato in una sorta di montone marino, un dio bellissimo che tiene in mano nei mosaici una fiaccola per illuminare la notte, sulla sua groppa sta Chetos, ci sono i figli di questo dio, Forco, Forcus, che sono le Gorgoni, compresa Medusa, regina della Sardegna, compresa Steno e Euriale, la Corsica, Steno e Euriale, la Sicilia, la Larga, la Sicilia, ci sono altre divinità legate a questo dio, come per esempio il serpente Ladone, che protegge il giardino delle Esperidi, laddove le Esperidi, come le sirene, cantano per passare il tempo e proteggono i pomi d'oro che Giunone aveva donato in occasione della festa del matrimonio con Zeus. Allora, tutte queste questioni, tutte queste leggende che sono in parte ambientate sull'oceano, in parte ambientate in Sardegna, ci raccontano una serie di vicende perché proprio dalla Sardegna provengono molte testimonianze del culto di Eracle e di Eracle che porta in mano i tre pomi del giardino delle Esperidi, perché è stato Eracle a uccidere il serpente Ladone, localizzato con il giardino o nello Shott el Jerid in Tunisia, o in Sardegna, o addirittura sull'Atlantico, a nord e a sud, cioè in Africa, all'Ixus, in Marocco, ma dove c'è un fiume, l'Ixus, che ricorda questo serpente, oppure localizzato nella Spagna atlantica. E diciamo, intorno a queste leggende, c'è tutta la geografia che la Sardegna hanno conosciuto. Cioè, se una delle figlie di Forco, Medusa, è rappresentata mentre viene uccisa, vi ricordate il quadro celeberrimo Caravaggio. di Caravaggio? Viene uccisa e dal tronco della Medusa vengono fuori il gigante Crisaora e soprattutto il cavallo alato Pegaso, che corrono in direzione. Pegaso attraversa il mare di Sardegna, supera la Sardegna, arriva sull'Elicona, dove con il suo zoccolo fa scaturire l'acqua dalla sorgente di Po Crene, laddove le muse danzano e si danno al canto. Ma a prendere la testa di Medusa, regina della Sardegna, così come Forco era re
della Sardegna e della Corsica e abitava l'area tirrenica delle Bocche di Bonifacio, quello che oggi è il santuario dei Cetacei. Quindi è probabile che i greci abbiano semplicemente fotografato la presenza di cetacei nella Sardegna. Cetacei mangiatori di foche. Tenete presente che il promontorio Capomarraggio, che è il promontorio di Hermes, ha una spelunca bovis, una spelonca del bue marino, analoga a quella di Dorgali, che ci riporta alle foche che venivano mangiate dai cetacei. Dunque ci sono tante osservazioni naturalistiche intorno alla Sardegna, l'isola piena di uccelli, piena di animali fantastici come il muflone e altro, che però si legano con i miti che accompagnano il viaggio dei greci, con le loro paure, dei marinai, dei mercanti, con le loro paure che vanno verso l'Occidente. E accanto ai greci ci sono anche leggende puniche, fenicie, leggende puniche. Naturalmente in questo quadro si mette anche la leggenda di Aristeo, che ha introdotto l'agricoltura in Sardegna. Era figlio di Cirene, la ninfa che amata da Apollo, che stava nell'attuale Libia orientale. Si collega il mito di Orfeo, sposo di Euridice è morta perché fuggiva da Aristeo, che la inseguiva per violentarla, è stata morsa da un serpente, è andata sull'oltretomba, nell'oltretomba Orfeo ha pianto e ha sofferto fino a quando Ade non si è commosso e non ha permesso a Orfeo di scendere agli inferi e di riportare la sposa, ma è stato Hermes a trattenerla quando ha visto che l'eroe greco si voltava indietro a guardare. È Aristeo che ha colonizzato la Sardegna con la sposa Autonoe e con i figli. E infine Sardò. Sardò è il nome che l'isola aveva probabilmente da sempre, ma i greci, per spiegare questo nome, usano due sistemi. Uno è quello più noto, sapete che Sardò sarebbe il nome della sposa di Tirreno che sarebbe passato per l'isola con tante torri e poi da qui avrebbe raggiunto, oltre il mar Tirreno, avrebbe raggiunto la Etruria, Tirreno, il dio che ha dato il nome agli Etruschi. E la sposa si chiama Sardò e sarebbe stata lei aver dato il nome alla Sardegna. Però c'è un'altra versione del mito, poco nota, che mette Sardò in rapporto con Creta, con la vicenda di Eracle, perché sarebbe la sorella di quell'Euristeo che ha comandato a Eracle di compiere le 12 fatiche. E la undicesima fatica è la morte di Gerione con la cattura dei suoi armenti, che si è svolta probabilmente nell'Occidente, e la dodicesima fatica è quella del giardino delle Esperidi con la raccolta dei pomi delle Esperidi, che erano stati usati anche da Artemide per consentire nella corsa di Atalanta e del suo innamorato di perdere nella corsa e quindi di offrirsi all'amore del suo compagno. Dunque la Medusa, e chiudo con queste leggende che ci hanno portato molto lontano, perché sto per pubblicare un lavoro sull'archivio storico sardo relativo proprio ai miti delle Esperidi e ai miti al femminile della Sardegna. Stiamo parlando di un centinaio di personaggi, non sono pochi questi personaggi. Allora, chiudo con Medusa, regina di Sardegna. Medusa, una volta uccisa, viene
la testa viene portata da Perseo verso la Grecia, ma per arrivare il viaggio dell'eroe passa per la Sardegna occidentale, dove il sangue si tramuta in corallo, e verso la Libia, dove il sangue si tramuta in serpentelli. Dopodiché arriva da Atena, gli offre la testa, tutti hanno paura, anche Forco, il padre, la madre Ketos, hanno tutti paura di essere trasformati in pietra, perché è stata Medusa a trasformare Atlante in una montagna, in una pietra, nell'estremo occidente del Marocco. Allora la leggenda vuole che, una leggenda greca, diciamo, che naturalmente ci dice poco, però ci racconta del fatto che Atena si sarebbe impadronita della testa di Medusa, che continuava a avere questa funzione, quella di incenerire con lo sguardo. E in Sardegna c'erano le bitie, queste donne anziane, che con negli occhi due pupille per occhio, che incenerivano con lo sguardo. Ci sono tante storie che si legano, che appartengono a epoche diverse, mettono insieme miti con religione e leggende, con invece esplorazioni reali della Sardegna. Perché se la Sardegna viene descritta da un punto di vista cartografico come se fosse stata vista dai marinai greci a volo d'uccello, cioè da Dedalo che osserva la Sardegna dall'alto e vede che la Sardegna ha la forma di un piede, di un sandalo, oppure dal cavallo alato Pegaso che viaggia sulla Sardegna, oppure da tanti altri viaggiatori alati come Talos, l'automa arrivato da Creta. Allora, se tutto questo ha un senso, diciamo che i greci hanno creato delle favole intorno alla Sardegna, da un lato per accreditare una conoscenza in una terra lontana, collocata anche al di là del tempo, perché in Sardegna, scrive Aristotele, si può constatare che il tempo non passa, c'è una velocità diversa, lo dice anche Cicerone. Sed abet quidam Sardinia ipsa, ad positum ad recordationem praeterite memoriae. La Sardegna ha qualcosa, diciamo, che fa ricordare il tempo passato, come se diciamo, il tempo sia più lento in Sardegna, e non legato al movimento. Aristotele scrive questo, che presso il santuario degli eroi in Sardegna, per coloro che riposavano per 5 giorni, Aristotele parla di un tempo lontano, parla di 5-6 generazioni prima, coloro che dormivano davanti agli eroi dimenticavano, diciamo, il tempo trascorso e guarivano dalle malattie, dagli incubi notturni. Ci sono tante storie dunque che ci dicono che forse sbagliamo a creare una storia della Sardegna inventata, di plastica, fondata su ipotesi poco credibili o comunque non fondate, quando viceversa una conoscenza approfondita delle fonti antiche ci dice esattamente cosa gli antichi pensavano di questo sforzo fatto dai greci al seguito di Eracle lungo la via che porta alle colonne per colonizzare il misterioso Occidente. Attilio, grazie perché ci hai reso partecipi di questo mondo affascinante che ci fa sognare. Quindi, poi descritto in questa maniera così semplice, così ricca di entusiasmo e di passione, è sicuramente è stato molto bello ascoltarti. Franco, vuoi aggiungere qualcosa sul fatto appunto che questi miti, questi personaggi inventati dai greci abbiano dei riferimenti forti con la Sardegna, perché vediamo che i nostri monumenti ci testimoniano questo parallelo. Cosa si può aggiungere? No, tra gli spunti che ha
appunto fornito il professor Mastino. In particolare mi ricollego ad esempio alla vicenda di Reno e di Sardò, e lo faccio proprio perché in realtà io ritengo che sia in qualche modo un retaggio di quello che è accaduto realmente, cioè di questi rapporti intensi tra le due opposte sponde del Tirreno. Dunque, in questo mito un fondo di verità c'è. In realtà racconta quasi una sorta di passaggio di consegne, no? Tra i diversi costruttori di torri. Di questo archeologicamente abbiamo decine di testimonianze degli intensi rapporti tra, ad esempio, la cultura villanoviana e quella nuragica. Insomma, è noto l'esempio del famoso contesto di Vulci di Cavaluppo, che in qualche modo ci racconta quella che è la storia di una signora. Poi all'interno di quella sepoltura c'era anche una bambina di 12 anni, oltre che un'adulta, però è il retaggio di una storia probabilmente accaduta realmente, che è quella di intensi traffici e di rapporti che in qualche modo avevano come conseguenza anche la stipula di accordi e di matrimoni, chiaramente, no? Tra personaggi, diremmo, importanti o dell'elite delle due sponde. Gli Sì, questo è stessi il oggetti. momento in cui la Sardegna cambia organizzazione. Siamo proprio nel passaggio tra il bronzo finale e il primo ferro, momento in cui in Sardegna si sviluppano quelle cittadelle che hanno sempre come riferimento il nuraghe, che però va in disuso a vantaggio di luoghi dove si possono Certo. svolgere i mercati. Sì, Però quindi questi io rapporti, sì. questo escamotage lo volevo utilizzare anche rispetto alla tua premessa circa ciò di cui avrei parlato, perché quando abbiamo portato in giro la mostra sulla civiltà nuragica in giro per l'Italia, a parte il grande riscontro da parte del pubblico, proprio a Firenze i sindaci, io non ero sindaco all'epoca, ero il curatore della mostra, ero vice sindaco, però non ero sindaco. I sindaci che in qualche modo avevano portato avanti questa iniziativa, quello di Tireddu, di Torralba e di Tetti, scrissero nel catalogo una presentazione veramente emblematica, proprio ricordando addirittura il mito di Tirreno e di Sardò, e dicendo: noi abbiamo l'obbligo in qualche modo di varcare nuovamente il mare e di farci conoscere, perché non possiamo avere la presunzione che gli altri possano conoscere la Sardegna senza che noi andiamo in qualche modo a farla conoscere realmente. E dunque questa ritengo che da parte loro è stata un'operazione formidabile di marketing, diciamo fatta in maniera, per certi versi, anche ingenua, se vogliamo, no? Vogliamo definirla anche improvvisata, no? Resta il fatto che è stata un'operazione nella quale si è riusciti in qualche modo ad esportare un pezzo della nostra cultura e dunque anche dei miti dei quali ha appena parlato il professor Mastino, e di una storia millenaria che non tutti conoscono nella maniera dovuta. E il rammarico grosso è che molto spesso noi stessi siamo i primi che non la conosciamo nella maniera più approfondita, perché si tratta di una storia molto molto più articolata rispetto a quello che le persone possano pensare. Cioè, quello che ci ha detto stasera il professor Mastino è che la nostra non è un racconto di serie B,
No, non è un racconto di serie B. Anzi, Quando poi uno studioso di vaglia va a scavare per bene nel mito o a scavare per bene in un sito archeologico, in un ambito, in un contesto archeologico, in un nuraghe, ma noi abbiamo centinaia di edifici, ecco che in realtà. Poi questa è una storia con la S maiuscola che non ha nulla a che invidiare nei confronti di quella che è la storia mediterranea. E stasera il professor Mastino con questi miti ci ha detto che noi eravamo proprio al centro di queste vicende, no? E questo credo che sia importante, ecco, per recuperare in qualche modo anche quello che è, diciamo così, la nostra memoria storica in qualche modo. Per fare questo ovviamente ci vuole studio. Professor Mastino credo che ne sia la rappresentazione La testimonianza più valida. più importante in questo senso. Occorre passione, ovviamente. E soprattutto, ora parlo dal punto di vista di amministratore. Occorre che in qualche modo tutti coloro che sono deputati alla promozione del patrimonio, alla sua tutela e così via, facciano in qualche modo gruppo per dare un'immagine, diciamo così, importante e positiva di quella che è la nostra storia. Perché le amministrazioni pubbliche sono lo Stato, tanto quanto lo Stato è la soprintendenza, no? Voglio dire. E allora io talvolta mi è capitato di intervenire chiedendo a gran voce che nel momento in cui noi abbiamo dei amministratori illuminati o visionari, se vogliamo, che rinunciano ad un marciapiede o ad una piazza oppure ad un altro, diciamo così, opera pubblica che potrebbe dare maggior visibilità e invece puntano sulla cultura, sulla promozione, sul proprio patrimonio culturale, sulla ricerca in qualche modo delle loro origini, della loro identità, non è una parola che mi piace troppo, però utilizziamola. Ecco che questi sono persone da in qualche modo premiare, da aiutare, non da in qualche modo da ostacolare. Ecco, penso solo per citare colleghi di questa zona, hanno in questo momento nei piani di sviluppo locale, stanno investendo migliaia e migliaia di euro, centinaia di migliaia di euro nella promozione del proprio patrimonio culturale. Ecco, io ritengo che se si riesce a fare sinergia tra gli amministratori locali, tenete conto che l'amministratore locale vede queste entità come fumo negli occhi, perché a volte dicono no, senza magari dare una spiegazione. Poi i no vanno spiegati e uno dice: ti sto dicendo che questa cosa non la puoi fare perché il codice dei beni culturali e del paesaggio mi impedisce di dirti di sì, però le soluzioni si possono trovare. E Io dico comunque. sempre, scusami, Franco, io dico sempre che i regolamenti li fanno gli uomini e gli uomini sbagliano, quindi non bisogna fermarsi davanti a una legge che ti impedisce di fare una cosa, bisogna chiedere un approfondimento e magari far vedere un altro punto di vista che dimostra che ciò che ti stanno dicendo, cioè quel no che ti hanno detto, in realtà è frutto di un errore fatto a monte e quindi i regolamenti si possono sempre cambiare. Io, allora, un amministratore poi parte sempre dalla carta costituzionale. Questa è anche per noi la base di tutto. E dunque. Ti ho perso un attimo, Franco, un attimino, aspettiamo che ritorni la linea. Ok, Ci sono. adesso puoi continuare. Ok. Dicevo che la nostra stella polare è la carta costituzionale e nel caso specifico è l'articolo 9, cioè che noi tutti dobbiamo promuovere la cultura. Questo è un imperativo categorico
direbbe Kant, per noi. E siccome, ripeto, ci sono tante persone, a me è capitato anche in questi giorni di discutere col sindaco di Bonorva, col sindaco di Nughedu e così via, che hanno tanto entusiasmo, vogliono utilizzare anche soldi loro del proprio bilancio. A me è molto chiaro che cosa significa mettere 30, 40, 50 mila euro di cofinanziamento per portare avanti un determinato progetto di valorizzazione del proprio patrimonio. Ecco, io credo che bisogna in qualche modo fare molta attenzione a questa sensibilità, perché poi alla fine siamo noi, come direbbe qualcuno, ultima linea rerum, cioè siamo noi che in qualche modo, no, abbiamo il compito di educare le persone al rispetto del loro patrimonio archeologico, naturalistico, e così via. Ecco, io credo che andando verso questa direzione si possano avere degli ottimi risultati. E in quest'ambito qui, ovviamente, bisogna sempre fare riferimento agli addetti ai lavori, che sono tanti, che sono gli archeologi, gli architetti e così via, che ovviamente hanno le competenze adeguate per poter, in qualche modo, lo dico a livello politico generale, no, non solo per il sindaco, ma anche a livello regionale e così via. Quando uno ha un'idea di promozione e così via, conviene che venga in qualche modo creato un gruppo di lavoro dove vengono interpellati gli addetti ai lavori, perché nell'ambito delle altre discipline uno non va a curarsi, non va a curarsi dall'idraulico, no? Funziona Sostanzialmente, così, chiaro, chiaro, chiaro. normale. E dunque, siccome ci sono le competenze per farlo, siccome ci sono le competenze per farlo, nel momento in cui si ha un'idea di promozione, un'idea di valorizzazione, un'idea di divulgazione anche, bisogna che queste cose vengano in qualche modo fatte con le persone deputate ad portare avanti un certo tipo di discorso, Certo, ecco. sfruttare le competenze di chi ha dedicato la vita allo studio, all'approfondimento, insomma, chi ha gli attrezzi del mestiere. Attilio, Esatto. siamo in chiusura. Vuoi chiudere con qualche pensiero? No, vabbè, volevo semplicemente tornare alla geografia, Sì. nel senso che il punto più orientale della Sardegna è ancora una volta collegato al mito di Hermes, il padre di Norace, l'isola di Tavolara. L'isola di Tavolara si chiamava Hermaia Nesos, isola di Hermes. Così come sulla costa occidentale c'era un promontorio di Hermes, Hermaion Acron. Quindi c'è qualche collegamento che dice che la geografia è delimitata dal viaggio di Hermes a Oriente e Occidente. E nell'isola di Tavolara, gli ultimi studi hanno dimostrato che c'è forse una presenza villanoviana, cioè precedente agli Etruschi, lungo la costa a sud di Olbia. E Olbia è l'unica fondazione sicura greca che conosciamo, che porta un nome greco. Olbia significa la città felice, la città pittoresca. Io ho immaginato che sia stata fondata da due dei 50 figli, di Di Era. Ercole, Di sì. Ercole, perché Ercole, unitosi a 50 figli di Tespio, ha avuto 50 figli che, arrivati a 18 anni, vengono mandati in Sardegna a fondare quattro città: Olbia, Ogrile, Cespeia e Eracleia. Noi pensiamo che le altre città siano immaginarie, ma quella di Olbia, collegata così strettamente alla rotta verso Marsiglia, percorsa dai Greci, lungo la costa orientale della Sardegna e della Corsica, alla rotta in direzione del mondo tirrenico ed etrusco, credo che veramente Olbia sia al centro
di un discorso, e cioè il centro, il punto di osservazione dei marinai greci verso quello stretto Tafros, le bocche di Bonifacio, riconosciuti recentemente nel santuario dei cetacei italiano ed europeo Pelagos, che insomma segna una continuità, nel senso che la visione dello spazio che avevano gli antichi, del paesaggio, così, della bellezza di questo territorio, basta pensare a Porto Conte, con Sant'Imbenia, al Golfo delle Ninfe, all'isola Foradada, all'isola delle Ninfe, con forse la grotta delle ninfe, quella che noi chiamiamo oggi la grotta di Nettuno. Allora, tutto questo ci dice che c'è una sensibilità da parte dei marinai che si è codificata coi miti. Quindi no, noi spesso buttiamo a mare i miti perché diciamo non valgono nulla, i greci raccontavano cose favolose, ma i greci hanno visto, e tante cose che hanno visto sono ancora tipiche della Sardegna di oggi. Si tratta di valorizzare e di dare senso, per esempio, al marchio dei formaggi sardi, ricordando Aristeo, oppure dare un senso anche alle produzioni della Sardegna, valorizzando questi precedenti. Vi ringrazio moltissimo per l'ospitalità. Grazie a te, Attilio, sei stato veramente una conversazione piacevolissima da ascoltare. Sono sicuro che i partecipanti alla serata sono rimasti affascinati dal racconto di queste leggende che hai spiegato mirabilmente. Grazie Io vorrei salutare anche Franco che si è mille. Aspetta. allontanato. Sì, si è allontanato un attimo. Arrivo. Eccolo che rientra. Grazie Franco, sei stato gentilissimo a partecipare a questa trasmissione. Io saluto anche tutti i partecipanti, do l'appuntamento a venerdì prossimo, sarà sempre alle 19, sempre sul mio profilo, e ci sarà come ospite il professor Giovanni Ugas che ci parlerà un po' degli Sciardana e un po' della cultura sanciliaco, il momento iniziale, diciamo, delle Domus de Gianas in Sardegna, e quindi un momento lontanissimo rispetto al nostro, parliamo di 6.000 anni fa, e quindi sarà un piacere averlo qui in studio per poterlo ascoltare. Grazie ancora a tutti voi, buona serata e buon fine Ciao, settimana. buon fine settimana.